risalire su quei ponteggi, riuscire a riportare fuori la luce di Piero è una cosa che è difficile descrivere. È tornata la luce sulla leggenda della vera croce, quella luminosità che ha contraddistinto da sempre Piero della Francesca. Si sono infatti conclusi i lavori di manutenzione straordinaria nella Cappella Bacci, che è tornata quindi fruibile a tutta la cittadinanza e numerosi turisti che ogni giorno arrivano qua ad Arezzo per godere dell'opera. Manutenzione straordinaria per la rimozione delle polveri e del particellato che si deposita appunto sulle superfici degli affreschi, delle murature della chiesa inevitabilmente. Questo intervento di manutenzione elimina qualsiasi possibilità di rischio e mette noi tecnici in condizione di verificare che le condizioni dell'opera siano ottime. In questo caso lo possiamo confermare. Abbiamo usato degli aspiratori con un'aspirazione controllata, con dei pennelli morbidi per asportare tutte le polveri, tutte le ragnatele, tutto quello che era di deposito. Ma soprattutto abbiamo verificato lo stato di conservazione di questo splendido ciclo di affreschi e devo dire che l'intervento che abbiamo fatto a suo tempo negli anni 90 sta funzionando e ha funzionato benissimo, in quanto non si sono ripresentate tracce di solfatazione che erano la parte più pericolosa e la parte preponderante dal punto di vista del degrado. Poi, come si può vedere, questo ciclo ha ripreso uno splendore e tutta la luce di Piero. Una fruizione totale e gratuita della Basilica di San Francesco e della Cappella Bacci, questo è l'augurio dell'Arcivescovo di Arezzo, Monsignor Riccardo Fontana, del primo cittadino Alessandro Ghinelli. Credo che questo luogo santo debba ritornare a disposizione degli aretini, a completa disposizione di chi vuole, di chi crede in Dio, di chi non ci crede, di chi vuol venire dentro a vedere gli affreschi, ma anche a chi vuol venire a dirci il rosario, perché l'hanno fatto per secoli e seguiteranno a farlo. È la volontà di tutti, alla quale fa un po' di riscontro la difficoltà del gestore ad aprire le porte gratuitamente per quest'anno, ma io ho suggerito di far scorrere il suo contratto di un anno in modo tale da liberare il 2016, che è l'anno santo, quindi l'anno del Giubileo della Misericordia, nel quale a mio avviso tutti i fedeli dovrebbero avere il diritto di venire qui e vederlo gratuitamente.